Scende la marea e riporta la sua ridera, un sedele, una sciabatta e una culetta di Red Bull. Sandokan del mojito e il biglietto solifito, Sandokan che ha imparato a pilotare l'infradito. Gente la rue al mar, tanto per di che l'estate che è col ceton della sala giochi, e il cavallo il mefuzzi che il più, tu de frittura de pes, e de pizza de porta via, camamburi le de 60 che stanzo il dondolo della pensione, Yaret e com'era, se le corde tu me le ha. Adesso biciclette, bubuzela e calzuzucchi anche a tre malnai. Yavez, te com'era, se ricorda te James Blue, giuga il carcio al bagno riviera e gli antichi le sempre giù. E tatuati, in pirati, venuti de Varese, la pantera, conna nera, canottiera, cameriera, me fel più anche senza i gettoni, ma le che ruba, per cambiate il bice. Santo Canis, la spiaggia, coi mutan della Villa Po, galartrite, il galriporto, spermo facendo il pedalò e i taiaki brucia la cazzetta che mega tempesta e a telco i lasse la spada su tal'ombrello non fanno più danni con l'iPhone. Yaretz de com'era ripetuta all'oltra sera, dice che la perla della buon Mariana Tess la me paro un sas. Yaretz de com'era tutta sera mo vedi che se rifada in te la mia moto ripassa il cuore, la sirena l'incazzata che può mi accinga il ballon, pulente Cuba libre per i granchi in processione, comincia l'happy hour, la tigre di Malesia, finisce all'usteria col riso in bianco e la magnesia, ustionati, pirati senza protezione, barracuda sconso i Ray-Ban che giuga in a ping pong, Santo Can che il usa denti in pizzeria, e il usa il canta Romagna mia. Yaret de com'era, se ricorda come l'era, adesso biciclette, bubuzela e calzuzucchi anche a tre malnai. Yaret de com'era, se ricorda del colonnello Fitzgerald, lo vedo in sola curiera che il navari mi ne dei delfini. Bene, buongiorno, buongiorno, buongiorno a Fulvio Abate. Buongiorno. Buongiorno dal cartonato di Adriano alla Panatta. Dalla Bretagna, dalla Fragna. Anche a Cecinelli, dico Panatta che crede che questa casa sia un albergo, no, e quindi fa come vuole, viene, non viene, non gli importa. È andata a fare un'operazione per diventare donna. La prossima settimana vado io. Lui torna. Non è un uomo e una donna. D'altronde, coi tempi che corrono. Allora. Allora. Basta, me ne vado o se ne va lei? Surreale. È surreale. No, totalmente. Comunque non fa niente. Abbiamo dedicato, diciamo così, la sigla di apertura alla canzone che ci ha colpito fin dalla sua prima esibizione sul palco dell'Ariston, Van des Fross.
Capisco che il dialetto lombardo ha un incrocio tra al confine, la lingua al confine tra le province di Varese e Como sia di non facile comprensione, anzi credo totalmente, per molti totalmente incomprensibile, però è una, diciamo così, è un refrain che rimane nelle orecchie, che poi è quello che conta di una canzone, perché se ti devi sforzare per ricordarla evidentemente non è arrivata tanto facilmente. Stamattina poi, ad esempio, sul Riformista in prima pagina si mettono a confronto due padri storici della canzone italiana, Franco Battiato da un lato, che partecipa al festival, e ieri vi abbiamo fatto vedere con una canzone che sembra riecheggiare un successo, i suoi successi di qualche anno fa, e la performance di Roberto Vecchioni. Tra l'altro si è presentato al festival griffato, nel senso che, come ricorderete, vi ho letto un comunicato di un'azienda, di un noto brand che in realtà non fa abbigliamento, fa altro, ma fa anche abbigliamento. Ignifugo, era ignifugo. Sì. Vecchioni, ma intanto prima di rivedere, risentire in un diverso contesto Franco Battiato, credo che sia giusto vedere il momento culminante della serata di ieri sera, che è quello in cui, al termine di un lungo, anche troppo se posso essere sincero, dal mio punto di vista, monologo, che è stato in qualche parte frizzante, in qualche parte avvincente per come ricostruiva la storia dell'inno di Mameli, in altre parti vagamente confuso, mi è parso un po' ripetitivo, ma davanti a Benigni in diretta su un palco in una situazione sicuramente non facile, chapeau. Il momento sicuramente migliore in assoluto è quando ha eseguito a cappella, come si dice in gergo tecnico, cioè con sola voce, senza neanche una nota per dargli il là nel momento in cui decideva di iniziare a cantare l'inno di Mameli, lo ha appunto fatto in un silenzio che si percepiva nella sala del teatro e che ha colpito quanto appunto il modo con cui, sicuramente poi gli attori sono abili a recitare, però sembrava davvero commosso, ha cantato il nostro inno nazionale, che adesso vi riproponiamo. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma, che Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Strigianci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Morandi gli ha fatto i complimenti perché dice: quando io riuscirò a fare intonato così il... Dica. No, pensavo una cosa, che è singolare che sì, una lezione che un tempo avremmo avuto da
Giovanni Gentile, filosofo, da Benedetto Croce, collega del Gentile, oggi debba farla uno che dovrebbe essere preposto alla comicità. Poi noi sappiamo, come nel caso di Buster Keaton, che il comico è anche tragico. Però è singolare tutto questo. Cioè che una lezione di sentire comune nazionale, come ce l'abbiamo noi, io meridionale, lei settentrionale, mezzo. Vabbè, insomma, debba aggiungere dal le radici sono, cioè, sì, comasche, sì, ma l'albero, o meglio, le radici sono carabe, l'albero è cresciuto in Lombardia. Però, insomma, così. È questo singolare. È singolare. Mi sembra poco? Mi fa piacere che lei abbia ribadito questo superfluo punto di vista. Comunque, no, no, la ringrazio. No, 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 è giusto, è giusto. È un dato. Anzi, tra l'altro, credo che i risultati di ascolto della serata, se sono confermati, dicono che tutta la puntata del Festival di Sanremo è andata oltre il 50% o al 50%. Dice, in sostanza, è come se un televisore su due ieri sera fosse stabilmente sintonizzato, uno su due sul Festival di Sanremo, l'altro se lo sono divisi tutte le altre emittenti. Capita davanti a un evento che poi di musicale non ha niente, nel senso che le canzoni sono di contorno rispetto all'evento televisivo in sé, la comparsa di Benigni a cavallo, il monologo anche di il monologo, certo, hanno fatto la battuta Luca e Paolo perché sono saliti sul palco subito dopo Benigni e la sua performance, e la battuta che hanno fatto, quella non l'ho sentita, non so se l'hanno detta, comunque è sui giornali, hanno detto salire sul palco dopo l'esibizione di Benigni è come per un attore porno girare un film dopo che la scena prima l'ha girata Rocco Siffredi. Questo è il paragone che lascio alla vostra valutazione. Poco? Non lo so, che lascio alla vostra valutazione. E hanno letto un famoso testo di Antonio Gramsci, e cioè Io odio gli indifferenti, che noi però avevamo già riproposto, facciamolo vedere, va, a niente di personale, è poco vero, tempo fa, nell'interpretazione di Daniele Pecci. Guardate. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini che poi sono un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto dal quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scemamente, ma nessuno o pochi si domandano se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto ad ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo. Sento già pulsare nelle coscienze della mia parte l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo, e in essa la catena sociale non pesa su pochi,
In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera delle persone. Non c'è in essa, nella città futura, nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo. Sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. Di che anno era? Occorre una nota su questo testo, che è del 1917, sì, rivoluzione bolscevica d'ottobre, sì. E sembrava che il mondo dovesse radicalmente cambiare. E invece? Cosa non è accaduto? A Lenin poi è venuto l'Alzheimer, sì. Trotsky era fissato con le donne non meno di Berlusconi e quindi insomma è andata poi malissimo. Bene. La ringrazio per questa puntualizzazione. Nel caso voi foste dei fan di Fulvio Abbate, contenti voi, vi segnalo che l'Espresso ricorda, adesso Vincenzo ci aiuterà, sei impigliato il cavo? No. Sei impigliato chi? Lo sa. In TV ci vado con la mamma, l'Espresso di oggi compie 4 anni Tele Durruti, l'anticanale di Fulvio Abbate dedicato al famoso rivoluzionario spagnolo, la TV online conta migliaia di fan. E ora anche un libro, Manuale italiano di sopravvivenza. Davanti alla webcam, lo scrittore regista ogni giorno un filmato su temi di attualità, cultura e politica, a volte vestito da preto, da donna, però vero. Parla senza peli sulla lingua e se ce li hanno sono i suoi, e senza censure contro l'irrompere della vita quotidiana. Può capitare che imprechi al telefono, che rimproveri la figlia. Spazio anche agli amici, al gatto e ai parenti. Sono famosi gli editoriali della madre di Abbate, Gemma Politi, di anni 91. Morire sei in mezza riga. Abbate ha fatto ricordare che è ospite fisso di questa trasmissione. Che gli importa a lui? Tanto va benissimo. E mi l'ho scritto io. Ma come? Me lo segnala questo articolo? Non mi segnala? Le è sfuggito di dire a FMR chi è? Franco Maria Ricci. Franco Maria Ricci, lo vede? Franco Maria Ricci dice delle cose estremamente. Vogliamo vedere. E quindi a questo punto come se ne esce? Se ne esce vedendo Battiato che va da Fiorello, o Fiorello che fa Battiato, e tutti insieme vanno da Morandi che stava facendo, si schitarrava sotto la finestra di Lele Mora, Belen, Corona e la Canalis, mentre George Clooney sta in un tombino in una città italiana, mentre una signora viene portata via dai vigili. Lei è un cretino. Sembra la trama di Boris. Dice delle cose cretine. Sì, anche. Sembra la trama di Boris. Sotto la fiction... casa di Vauro, credo, sia girata quella scena del tombino, insomma. Ma veramente sullo sfondo c'è il Colosseo. Vauro abita lì, se non ha cambiato casa. No, lì abitano Raul Bova e Scaiola, o meglio, c'era la famosa casa di Scaiola e adesso e anche Vauro. Sa. Bene, ma vogliamo vedere il contributo uscendo da questo groviglio ginepraio in cui ci siamo infiliati di venerdì mattina? Prego. Ci potresti essere tu al telefono. Va bene. Chiamalo sto stronzo. Sentiamo allora se c'è il maestro Battiato al telefono. Pronto, pronto? Mi senti? Maestro, buongiorno. Sono qua, non sono un attimo solo. Dove si trova adesso? Niente, sono qua, sono bloccato nel traffico, ho sentito questi volgari imitatori che mi certo. imitano. Lei è bloccato nel traffico? Sì, scusa un attimo, sono con mio cugino, io sono Franco Primo, le passo Franco Quarto. Franco Quarto, sentiamo. Niente maestro, non maestro mi disturba. Ah vabbè, Franco allora. Ecco, Franco Quarto. Franco Quarto. Puoi chiamare Maglio, Franco, chiami Maglio. È lì con voi Maglio Scalambro? Sì, scusa un attimo, ne vuoi dei pistacchi berberi? Come sono i pistacchi berberi, scusi, che roba è? Te lo dico io, guarda, te lo dice mio cugino. Vabbè, sentiamo. Un attimo che cambio occhiali perché, sì, perché sennò... questo... Lei è Franco Primo, mi sta passando lui, Franco Quarto. Io sì. sono Franco Primo. E adesso mi sta passando Franco Quarto. È più debole Franco sì, Primo. Sì, è più debole, sì, perché si sente... Perché sempre quello che è indietro che sì, è meglio sì, di sì. quello davanti. Lo capisci? Sì, sì. Capisci. I pistacchi berberi come sono simili ai pistacchi di Bronte. Mm. Sembrano uguali, stessa forma, stesso colore, stessa sì. dimensione, solo sì. che sono... No, questa non la dico. Non abbiamo capito, Franco, cosa sono. Il fatto è che
che certe parole, come i suoni corporei, queste cose non fanno parte del suo, perché sua cerco cultura. Di emanciparmi dall'animale, certo, ragione. Scusa, però io invece le so. Allora, sti pistacchi berberi sono? Sono delle caccole di dromedario. Ah, ecco. Dell'osi di cufra essiccate al sole. Uno schifo. Ma va, secondo Scalambro dice che sono buoni nutrienti. Può essere. Vabbè, credo che dobbiamo fare cassa con la pubblicità, no? Oppure andiamo avanti non stop. Tanto qui si allunga, si sposta, eccetera. Che ci importa a noi? Cassa.